fase 3 e riapertura a pieno regime e in totale sicurezza degli ambulatori. Riapertura preceduta da una lunga preparazione nella quale il sistema è stato ripensato e adattato alle nuove esigenze. Qui siamo nel distretto di Campobasso in via Ugo Petrella. L'ingresso principale è dedicato ai dipendenti. Ai lati dello storico edificio, nel centro del capoluogo di regione, l'accesso per laboratori analisi, prelievi, ausili e protesi, ausili diabetici e radiologia. Dall'altra parte l'ingresso degli ambulatori, CUP test ed altri uffici. Noi abbiamo riaperto in assoluta sicurezza, difatti rispetto per esempio al distretto di Termoli noi abbiamo aperto con una settimana di ritardo, perché noi sia per quanto riguarda gli utenti sia per quanto riguarda tutti gli specialisti e gli operatori interni dobbiamo dare la sicurezza assoluta, quindi sono presenti tutti i dispositivi. Sono presenti i percorsi che le persone devono fare, quindi ci sono guanti a disposizione, camici monouso a disposizione, mascherine a disposizione sia per gli utenti che devono venire a fare eventualmente la visita e ne sono sprovvisti, sia per quanto riguarda gli operatori stessi. Riprendono dunque visite e cure differibili sospese nel periodo di lockdown e riprendono con nuove modalità. Sarà inevitabilmente necessario un periodo di transizione e adattamento per tutti, per gli operatori sanitari, per i pazienti e per gli utenti in generale. Un nuovo approccio da parte di tutti alle cure, alle prestazioni di ambulatorio, alla gestione del prima e del dopo. Il problema è che nella riorganizzazione delle visite bisogna contemplare anche i 10-15 minuti che occorrono in più per la sanificazione delle stanze, per cui il numero totale delle prestazioni giornaliere si abbassa. Senta, in quanto tempo pensate di smaltire tutto ciò che si è accumulato inevitabilmente durante il lockdown? Io penso che si farà in pochi mesi, logicamente dipende anche dagli accordi che verranno fatti tra la direzione strategica e gli specialisti ambulatoriali, perché per poter tornare a una normalità, diciamo, completa occorrerà fare del plus orario proprio per togliere quelle persone che stanno aspettando da mesi. L'ASREM, assicura il direttore generale Oreste Florenzano, lavorerà incessantemente per adeguarsi alle esigenze dei cittadini, per ridurre all'osso i problemi, per risolvere le criticità che emergeranno con i nuovi protocolli. Devo ritirare dei dispositivi per il diabete. Devo prendere i presidi diabetici, solo questo e basta, niente visita. Qualche richiesta particolare da fare? No, in questo periodo no.